Ciao amici e benvenuti a Reggia Mister 15. No, non è la videorecensione del nuovo V-King di 10 che vedete lì dietro e mi stupisce come questo brand porti un'attesa, un'ansia ad ogni nuovo modello, come se fosse un brand conosciuto da decenni. Ma tuttavia sono particolarmente testardo nei miei test e ho voluto dare un'altra opportunità allo Zelot S67. Grandi promesse sulla carta e potete andare a vedere la recensione completa. Oggi l'ho messo a confronto con il Trosmart Bang perché l'obiettivo di questo canale è quello di rendervi il più possibile chiaro quale speaker acquistare in base ai vostri gusti musicali e soprattutto quando la spesa più o meno è la stessa, quindi il target, il budget è quello. E allora vi invito come sempre a indossare un paio di cuffie, un paio di auricolari, perché poi ci saranno le mie mini conclusioni. Io vi ringrazio per il like, iscrizione e condivisione. E se vi va alla fine di acquistare uno dei due speaker oggi in test, qui sotto ci sono i miei link Amazon sempre aggiornati. Siamo giunti alle conclusioni. Ho già detto tutto nella videorecensione dell'S67, però vi voglio anticipare che ci sarà un ulteriore confronto. Darò un'altra opportunità a questo brand perché davvero non mi riesco a capacitare come la Zealot, un'idea del genere, unica forse sul mercato, tanta potenza ed effettivamente c'è, lo ribadisco. Poi alzando il volume e andando a sfruttare proprio quella parte che si è particolarmente pubblicizzata, porti veramente in distorsione tutta la scena sonora, perché lui in verità volumi e regimi più bassi, ribadisco anche questo, diventa anche abbastanza preciso, ascoltabile e porta qualche dettaglio in più, seppur non eccelle, però andando a sfruttare proprio la parte che dovrebbe dare la differenza con gli altri speaker Bluetooth, beh, diventa davvero uno speaker da pochi euro. Anche se il volume c'è, però la qualità sonora mi sembrano i primi speaker che acquistavo dai cinesi quando non potevo permettermi i grandi brand. Tuttavia aspetto anche i vostri commenti, come al solito, di quello che avete percepito, se avete avuto
esperienze dirette. Noi ci vediamo sicuramente per il V-King di 10, sarà la prossima video recensione, ma vi ripeto, ci sarà un ulteriore confronto, l'ultimo però, con l'S67 con un altro speaker che ho sempre recensito. DJ Mister Quindi, vi ringrazio per averlo seguito. Qui sotto vi ricordo i link di acquisto se volete prendere uno o l'altro. E vi dà appuntamento a presto. Beh, il tempo insomma di concludere i test, sapete, sono particolarmente lento, e poi la prossima video recensione sarà proprio il V-King di 10.